Comunque io sono qua apposta per intervistarti, caro Meg Ross. Infatti, per gli amici telespettatori, oggi c'è una grande novità, in quanto io intervisterò Meg Ross, il quale ci parlerà della sua vita più profonda, non soltanto quella musicale, ma anche quella personale. Un cantautore è uno che mette un po' di poesia nella vita o un po' di vita nella poesia? Un po' di poesia nella vita. Un musicista dà la propria vita alla musica oppure è la musica che gli dà una ragione di vita? Dà la propria vita alla musica. Secondo te nelle canzoni si vivono seriamente le emozioni che invece nella vita si esprimono male? Sì, si vivono le emozioni attraverso le canzoni che nella vita giustamente non si riescono ad esprimere totalmente. Che cosa è preferibile sacrificare tra la libertà creativa e la sicurezza economica? Bisogna cercare di non sacrificare né l'una né l'altra, ma cercare di trovare un compromesso tra le due. Secondo te la musica aiuta a capire la vita? Aiuta a capire più se stessi e quindi di conseguenza aiuta a capire anche di più la vita. Per te la musica può cambiare il mondo? Ma guarda, la musica è un linguaggio universale, quindi lo scopo principale è quello di unire le persone, quindi per conto mio sì.